trovati, queste le notizie di oggi lunedì 5 settembre 2022. Non Profit, l'associazione Frates, donatori di sangue di Trigianello in collaborazione con il dottor Domenico D'Addetta, medico chirurgo, e Comune di Conversano hanno organizzato due giornate dedicate alla prevenzione con screening gratuiti. Ieri domenica 4 settembre si è svolta la giornata inaugurale. Per l'occasione sono state allestite quattro postazioni nei pressi del nuovo parco urbano di Trigianello inaugurato mercoledì 20 luglio scorso, in cui i medici hanno ospitato e visitato gratuitamente i cittadini che ne hanno fatto richiesta prenotandosi telefonicamente. Domenica 11 settembre in programma la seconda e ultima giornata con orario visite dalle ore 9 alle ore 12 primo turno, dalle ore 16 alle 20:30 secondo turno. Presenti il dottor Donatello Mastropasqua, dermatologo, il dottor Sebastiano Cascella, cardiologo, e il dottor Domenico D'Addetta, medico chirurgo. Per il Comune di Conversano presente l'assessore servizi sociali Dario Berti. Per l'associazione Fratres di Trigianello il vicepresidente Nicola Sabatelli. Molte malattie, è stato raccomandato dai medici presenti, se identificate per tempo, hanno maggiori probabilità di guarigione. In particolare, grazie a programmi di screening e campagne di prevenzione, si può individuare una malattia o una lesione che potrebbe indicarne la futura comparsa e quindi prevenire per tempo patologie anche gravi. Nelle malattie cardiovascolari e nelle patologie che riguardano l'apparato respiratorio, per esempio, la diagnosi precoce è fondamentale, soprattutto per i membri di famiglie che hanno un rischio aumentato. L'identificazione precoce di fattori di rischio misurabili, come alti livelli di colesterolo, di trigliceridi e di pressione arteriosa, permette infatti di ridurre il danno derivante dalla somma di più fattori di rischio, riducendo il paziente ad adottare le misure indispensabili per influenzare i fattori di rischio modificabili e a impostare un programma di sorveglianza diagnostica che permetta di monitorare l'eventuale progressione della malattia. Il numero di telefono da chiamare per prenotare le visite gratuite è il seguente: 333 17 46 220. Assessore, due domeniche, il 4 e l'11 settembre, dedicate alla prevenzione con screening gratuiti. Anche l'assessorato ai servizi sociali della città di Conversano è coinvolto nell'importante iniziativa. Spieghiamo come. Sì, assolutamente sì. Buongiorno a tutti. È stata un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione in sinergia con la Fratres sezione di Trigianello e con tutti i medici volontari che ringrazio per la loro partecipazione. Senza di loro non si sarebbe potuto organizzare nulla. Questa è una grande giornata di prevenzione, di salute, ma anche di umanità, perché vedere della gente che dopo dei turni massacranti in ospedale viene qui due domeniche gratuitamente, toglie del tempo probabilmente alla famiglia per la salute altrui, è un segno di massima civiltà e umanità. Quindi noi come amministrazione l'abbiamo fortemente voluta e sponsorizzata. E i nostri due consiglieri stanno qui negli stand, il dottor Cascella e il dottor D'Addetta, che ringrazio assieme a tutti gli altri medici, e vedo una grande affluenza, sono contento. L'abbiamo voluto organizzare in questo parco inaugurato pochi mesi fa per dare maggior significato a questa iniziativa, per far crescere la vivibilità e anche l'affluenza di gente in questa frazione di Trigianello a noi molto cara, e spero che molta gente venga e risolviamo parecchi problemi dei cittadini. Grazie mille, assessore. Grazie a voi. Dottor D'Addetta, due domeniche dedicate alla prevenzione con screening gratuiti a partecipanti organizzati in collaborazione con Frates di Trigianello, quindi parliamone. È un'iniziativa che, grazie anche alla collaborazione del dottor Cascella, il cardiologo, e il dottor Mastropasqua, insieme ad altre figure professionali, abbiamo deciso di sensibilizzare un po' le persone nella prevenzione delle patologie cardiologiche, dermatologiche, della tiroide, patologie della tiroide. È un qualcosa che abbiamo già fatto parecchi anni fa, è andata benissimo e credo che anche oggi sta andando molto bene, visto la partecipazione della gente. Grazie dottore e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi. È una bellissima iniziativa della Fratres, fatta in collaborazione con il dottor D'Addetta, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo, perché è giusto che venga messa a conoscenza della popolazione la necessità di screening, di prevenzione per quanto riguarda anche il campo cardiovascolare, ma come avete potuto vedere anche per quanto riguarda la dermatologia, l'endocrinologia e anche altri settori, perché la prevenzione è sicuramente la cosa più importante piuttosto che andare a curare poi i mali successivamente. Grazie.
Grazie mille, dottore. Grazie, grazie a voi. La prevenzione è il momento più importante per la medicina. Nonostante tutti i progressi nel campo medico, ancora oggi l'arma più importante che abbiamo per sconfiggere i tumori è proprio la prevenzione. Quindi oggi c'è un'affluenza, vedo, molto intensa. Quanti pazienti sono già visitato? Beh, da stamattina al più di 10, poi abbiamo il pomeriggio e domenica prossima. Si sono riscontrati dei problemi evidenti? No, per fortuna grosse problematiche fino ad ora non ne abbiamo avute, però qualche paziente con più nei a rischio sì. Si tratta di un settore, quello della pelle, quindi dottore, visto che siamo in un momento di pandemia, come risponde la gente a tutto questo? Ma la gente è un po' più impaurita e più predisposta alla prevenzione grazie o a causa di tutto quello che è successo prima. Poi la pelle è l'organo più grande del nostro corpo e quindi è quello che va controllato anche dalla giovane età. Siamo molto contenti e anche orgogliosi di essere riusciti ad organizzare queste due giornate di prevenzione con screening gratuiti per tutta la popolazione di Trigianello, Conversano, ma anche dei comuni limitrofi. E siamo contenti perché, nonostante il fatto siamo una piccola realtà di una frazione, siamo comunque riusciti a coinvolgere gran parte della popolazione, o comunque abbiamo avuto una forte risposta sul territorio, e quindi questo ci rende appunto orgogliosi, perché appunto queste visite di screening tendono a essere spesso anche abbastanza accantonate e si sottovalutano anche i rischi, rischio cardiaco, rischio di melanoma, per citarne alcuni, quindi speriamo insomma di riuscire anche a organizzarne in futuro di altre. Torna con tre appuntamenti anche nel mese di settembre la Festa del Cinema in Libertà, rassegna organizzata da Armata Brancaleone in collaborazione con la Scatola Blu, Inuit e Libreria Svolta Storie, con il supporto del Comune di Bari, progetto Urbis, programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020. Tre serate, martedì 6, giovedì 8 e sabato 10, negli spazi dell'ex Arena Moderno, via Napoli 264 Bari, in cui si alterneranno film storici, spettacoli di marionette per i più piccoli e film d'animazione. Martedì 6 settembre in programma il primo appuntamento, che prenderà il via alle ore 19 con lo spettacolo di marionette Il pesciolino d'oro di Ivana, Bubnova. Si prosegue giovedì 8 settembre alle ore 21 con la proiezione di Papaveri rossi sui muri, film del 1976 diretto dal regista albanese Dimiter Anagnosti. La rassegna si conclude sabato 10 settembre alle ore 21 con un classico del maestro Krzysztof Kieślowski, La doppia vita di Veronica, con Irene Jacob, vincitrice per questa interpretazione del premio come migliore attrice al Festival di Cannes, è Philippe Wolter. La Festa del Cinema in Libertà è una rassegna indissolubilmente legata a Expo Moderno, un processo di rigenerazione incentrato sul restauro architettonico e sulla riattivazione culturale del cinema all'aperto di Bari, Arena Moderno, facendo convergere l'analisi storica del ruolo del cinema nei quartieri popolari, del processo di costruzione e di un cinema guidato dalla comunità. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci a mercoledì.